Per quanto riguarda invece gli incentivi per le categorie protette della Regione Piemonte, allora, la Regione Piemonte ha messo sul tavolo insomma, dei fondi per incentivare l'assunzione delle categorie protette, incentivare il mantenimento in forza delle categorie protette e ha rinnovato quelle che sono le borse lavoro che erano già in essere anche lo scorso anno per attivare tirocini appunto con le persone con una disabilità, ha messo in atto, ha aperto degli sportelli per presentare dei progetti di servizi di consulenza volti a favorire l'inserimento di persone con disabilità all'interno delle aziende e ha anche messo a disposizione dei fondi per l'acquisizione di ausili ed accomodamenti, sempre ovviamente a favore delle categorie protette. Quindi per le nuove assunzioni ovviamente sono incentivate l'assunzione di lavoratori iscritti al collocamento mirato presso quelli che erano gli uffici per i centri per l'impiego, che adesso insomma è la città metropolitana, però comunque iscritti alle liste delle categorie protette, e vengono incentivate le forme contrattuali insomma, un po' di tutti i tipi, quindi contratti a tempo indeterminato, in apprendistato, in somministrazione, anche a tempo determinato, per ditte che non sono soggette all'obbligo, quindi ad esempio le ditte sotto i 15 dipendenti, basta che facciano un contratto te a tempo determinato di almeno 3 mesi, mentre le altre devono farlo di almeno 6 mesi. Le condizioni dell'incentivo quali sono? Allora, innanzitutto c'è un importo una tantum di massimo 12.000 euro, vediamo dopo a quanto ammonta, appunto in base alle varie casistiche. Devono essere assunzioni avvenute dopo il 22 di dicembre 2021. Viene riproporzionato in caso di contratto a tempo determinato l'incentivo, che appunto è massimo 12.000 euro, viene riproporzionato in caso di tempo determinato o di tempo parziale. E altra cosa importante è che se il contratto di lavoro si interrompe per cause non imputabili al datore di lavoro, allora l'incentivo viene riconosciuto ovviamente per i mesi lavorati, mentre se il rapporto si interrompe per cause dovute al datore di lavoro, in questo caso l'incentivo non viene proprio riconosciuto. Quali sono gli importi? Appunto, dicevamo, massimo 12.000 euro, ci sono due fasce. La fascia 1 comprende le persone iscritte alle categorie protette che abbiano meno di 50 anni e abbiano una disabilità inferiore al 74%. In questo caso l'importo massimo è 9.600 euro su 12 mesi, mentre per i tempi determinati sono 600 euro al mese sostanzialmente. Quindi se io ho un contratto a tempo determinato di 3 mesi, saranno 600 euro per 3 mesi. Mentre quelli della fascia 2 sono i lavoratori, sono iscritti ovviamente alle categorie protette, che abbiano o più di 50 anni o che abbiano almeno il 74% di invalidità o che siano disabili psichici, intellettivi o sensoriali. In questo caso l'importo dell'incentivo può arrivare fino a 12.000 euro in caso di un contratto a tempo indeterminato oppure 750 euro al mese nel caso del contratto a tempo determinato. Verranno riproporzionati appunto in caso di part-time, sostanzialmente se il contratto è inferiore alle 30 ore non viene riproporzionato, se è compreso tra le 30 e le 12 ore settimanali verrà riproporzionato secondo appunto un'equazione che insomma hanno messo a disposizione, e invece se è sotto alle 12 ore settimanali non verrà riconosciuto sostanzialmente nessun importo. Ok. Ci sono anche degli incentivi al mantenimento in forza delle categorie protette. Perché? Perché può succedere il caso in cui, ad esempio, io sono un'azienda e ho un lavoratore che diventa disabile insomma, in corso di rapporto di lavoro, oppure la cui disabilità si aggrava, quindi il lavoratore faceva una mansione che adesso non può più fare perché la disabilità si è aggravata. Oppure posso essere nella condizione in cui io come azienda devo fare una ristrutturazione aziendale e alcune persone che appartenevano alle categorie protette che svolgevano alcune mansioni, ad esempio, devo pensare di fargli cambiare mansione, ok? Eventualmente per non licenziarlo. In questo caso hanno messo a punto sempre dei soldi, dei fondi a disposizione delle aziende, a
A patto che appunto un'azienda che si trovi in queste condizioni che abbiamo elencato, si impegni a mantenere per altri 12 mesi il lavoratore in forza, almeno per 12 mesi, e l'azienda potrà presentare fino a una domanda fino a un massimo di 3 risorse, quindi fino a un massimo di 3 risorse per volta. Quali sono gli importi? Anche in questo caso abbiamo sempre fascia 1, fascia 2, le categorie sono le stesse. E parliamo di 4.000 euro nel caso della fascia 1, quindi meno di 50 anni, meno del 74% di invalidità, o nel caso della fascia 2, 6 fino a 6.000 euro, quindi più di 50 anni, almeno 74% di invalidità, o disabili psichici, fisici o sensoriali, scusate, psichici, intellettivi o sensoriali. Anche in questo caso viene riproporzionato nel caso del part-time, esattamente come abbiamo detto prima. Quindi se sono almeno 30 ore non viene riproporzionato, dalle 30 alle 12 viene riproporzionato, al di sotto delle 12 non spetta nulla. Sono stati anche messi dei soldi per gli incentivi per la consulenza, quindi sostanzialmente le aziende possono presentare dei progetti di consulenza legati un po' alla disability management in generale, quindi possono andare, ad esempio, sia ci sono, possono essere dei progetti di coaching aziendale, volte ad aiutare la persona disabile a inserirsi nell'azienda, piuttosto che aiutare anche il team a interagire con il lavoratore, no? Ad esempio, pensiamo a un lavoratore, non so, con una disabilità psichica, no? O una disabilità fisica particolare, per cui banalmente, se il team di lavoro non ha mai avuto a che fare con quel tipo di disabilità, ha difficoltà a capire, a interagire magari con questa persona. E quindi in questo caso un minimo di formazione anche per il team può aiutare comunque il successo dell'inserimento della persona all'interno dell'organizzazione. E si vuole andare un pochino a finanziare questo tipo di, diciamo, di progetti, e anche progetti legati banalmente alla consulenza legata alle opportunità offerte dalla legge 68, perché la legge 68 offre molte opportunità, tra cui ad esempio ricordiamo le convenzioni articolo 14, per cui l'inserimento non viene fatto direttamente in azienda, ma viene fatto tramite cooperativa sociale a cui l'azienda affida un appalto. Queste sono cose che comunque sono interessanti e per cui magari l'azienda non è ben a conoscenza, e questi approfondimenti si possono eventualmente finanziare anche con questi fondi. L'incentivo in questo caso è approvato, quindi bisogna presentare un progetto, è approvato a sportello e ci sono dei massimali, per ogni tipo di azienda in base alla, diciamo, dimensione aziendale. Ci sono questi massimali che vedete qua, quindi 5.000 per le aziende fino a 35 dipendenti, 7.500 per aziende dai 36 a 50, 10.000 per imprese con più di 50 dipendenti. Importante sapere che l'azienda comunque dovrà contribuire con scusate, col 20% appunto del costo del progetto, mentre l'80% potrà essere pagato dalla Regione Piemonte. In ultimo, ci sono degli incentivi per ausili e accomodamenti, quindi ovviamente se un'azienda inserisce una persona con disabilità all'interno dell'azienda può dover, ad esempio, abbattere delle barriere architettoniche, mettere ad esempio un ascensore, piuttosto che acquistare dei software o delle tecnologie che aiutino la persona a lavorare. Ci sono ad esempio dei software di lettura per persone non vedenti, piuttosto che, insomma, può essere anche utile per una persona che diventi, ad esempio, disabile fisica, intraprendere il percorso dello smart working, di lavoro tramite modalità in smart working, proprio per favorire un pochino la persona ad agevolare la propria condizione personale con insomma, con la sua prestazione lavorativa. Quindi tutti questi accomodamenti possono essere ricompresi, possono essere finanziati in questo caso dalla Regione Piemonte. Anche in questo caso occorre presentare un progetto legato comunque all'inserimento di una persona o al mantenimento di una persona in forza, e anche in questo caso ci sono dei limiti massimi di contributo, e anche in questo caso l'azienda dovrà partecipare per almeno il 20% della spesa.